Collegamento con noi il nuovo ospite, il capolista nella circoscrizione nord-est del partito Pirata, Luigi Gubello. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, però lei deve spiegare, perché qualcuno, forse il nostro ascoltatore, si ricorda che il Partito Pirata in qualche paese nord europeo, anni fa apparve come le novità, grandi novità alle elezioni, un misto di nuova fiducia nelle piattaforme tecnologiche, sfiducia nelle vecchie organizzazioni di partito delle diverse famiglie. In Italia si ricollega a quell'esperienza o che caratteristiche ha? Allora, il Partito Pirata si ispira a quello svedese, okay, nato anni fa. E poi si è evoluto, nel senso che si è creato in altri paesi mantenendo lo stesso simbolo e più o meno la stessa filosofia, anche se ovviamente da paese a paese deve affrontare problematiche diverse. In alcuni paesi siamo più forti in questo periodo storico, soprattutto penso alla Germania, dove una sola europarlamentare tedesca che era arrivata all'Europarlamento tramite voti dati al Partito Pirata è riuscita a mobilitare una grossa manifestazione proprio a marzo contro una direttiva europea, e adesso il Partito Pirata è fortemente presente anche in Repubblica Ceca e comunque ancora nel nord Europa. In Italia ci presentiamo basandoci soprattutto sull'ultimo periodo del Partito Pirata, quindi siamo un partito europeista, progressista, con una forte attenzione comunque alle tematiche digitali, soprattutto al trattamento dei dati, penso soprattutto al trattamento dei dati e al diritto alla privacy, perché ormai tutti quanti hanno un telefono in mano, tutti quanti lasciamo volontariamente o involontariamente dei dati, una traccia, e non sappiamo bene dove, cioè come vengono gestiti e dove vanno, come, da chi vengono gestiti poi. Facebook e gli scandali recenti sono insomma un esempio chiaro. Senta Luigi Gubello, ho due curiosità. La prima è: chi vi finanzia? La seconda: nello scontro tra Huawei e Trump, sappiamo che Google si è associato alle indicazioni del presidente americano, voi con chi state? Allora, per quanto riguarda chi ci finanzia, in questo momento il Partito Pirata Italiano si autofinanzia, nel senso che ha la possibilità di raccogliere donazioni come tutti i partiti e cerca di autofinanziarsi, quindi non abbiamo un fondo molto ampio da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i due colossi americani, e i due colossi, uno cinese e uno americano, non c'è uno schieramento da prendere, secondo me, nel senso che è un fatto, gli Stati Uniti reputano Huawei non sicura, dicono che praticamente è una minaccia alla sicurezza nazionale e quindi non vogliono far commerciare i propri colossi, non solo Google, cioè tutti quante le aziende hanno messo Huawei nella blacklist e quindi Google si deve adattare alle direttive che ha dato il governo americano, e quindi sta cercando di tagliare i ponti commerciali. In questo momento è un problema soprattutto per capire come verranno gestiti i servizi online, che non sono propriamente facili da tagliare, e la sicurezza dei vari dispositivi per gli utenti finali. Diciamo che per una questione di commercio di cose è una scelta molto severa quella di lasciare fuori così di netto una multinazionale come Huawei, che è utilizzata in tutto il mondo e che offre servizi anche non solo alle infrastrutture, perché sì, offre servizi alle infrastrutture, sono fondamentali, ma offre servizi anche ai cittadini singoli, e penso anche ai telefonini e ai servizi Android. Ma quindi, se dovesse dirci un punto per i suoi potenziali elettori, per dire, lo so, magari in età ha parlato d'altro, pensate allo grande scontro tra i partiti di maggioranza e così via, eccetera, eccetera. Un punto, uno, per cui per l'elettore italiano che non vi conosce potrebbe valer la pena mettere la preferenza per voi, quali direbbe? Secco. Perché siamo l'unico partito in Italia che vuole occuparsi anche del digitale con competenza. Quindi sapere come vengono trattati i dati dei cittadini europei, okay, tutelare la privacy dei cittadini europei. Grazie a Luigi Gubello, candidato e capolista alla circoscrizione nord-est per il partito del Pirata.